vuole darci. Ci sono tante situazioni che mancano di chiarezza, ok? Però ricordatevi che state lasciando comunque sia una persona da sola, al freddo. Per le situazioni che mancano di chiarezza, verrà a galla non il trionfo, verrà a galla tutta la verità, ma voi sarete i primi a rimanerci male, sarete i primi a incavolarvi. Sarete i primi che comunque sia vi renderete conto che avete mentito, ok? Lì ci saranno delle novità che vi porteranno, a causa di una terza persona, un blocco comunque sia emotivo. Occhio che state perdendo comunque sia qualcuno. Per quanto riguarda invece la situazione inconscia che vivrà il Sagittario in questo mese di febbraio 2023, abbiamo un 2 di denari rovesciato e io voglio più informazioni su questo 2 di denari rovesciato. Comunicazioni non spiacevoli, decisioni da dover prendere anche a livello eventualmente economico, perché ci sono comunque sia delle difficoltà, ci sono degli inganni, ci sono dei tradimenti sotto. C'è tanta malinconia su quello che avete vissuto in un recente passato, ma siete voi che non avete voluto una stabilità. Eravate proiettati su determinate situazioni e adesso state andando voi in perdenza e voi questo lo sapete. Chiedo ancora sulla situazione inconscia del Sagittario in questo mese di febbraio 2023, questo 3 di bastoni rovesciato, che cosa vuole dirci di più? C'è sempre una terza persona che sta proprio accanto a voi, che cerca di mettervi il bastone tra le ruote, cerca proprio di non darvi la possibilità di progredire o di rompere qualcosa o di rompervi le scatole, ok? E non vi permette di progredire. Vi sta causando questa persona un blocco economico e lei per la vostra serenità, non, la vostra serenità non la vuole e quindi cosa fa? Cerca comunque sia di crearvi una separazione o cerca di crearvi delle difficoltà nell'ambito sentimentale, su una energia femminile ormai stanca di tutti gli attacchi che ha avuto, che quindi si è tirata in parte. E c'è infatti una grande insoddisfazione a livello sentimentale, ma non è causata dalla coppia, è causata da quelle problematiche che una terza persona, che sia della famiglia, che sia un'amica, che sia una terza persona, magari l'amante, chiunque essa sia, la mamma, la sorella, la cognata, la cugina, la zia, chiunque ha creato queste determinate situazioni, non vuole assolutamente, ok, che voi stiate bene. Ma vuole, ripeto, delle difficoltà, crearvi delle difficoltà in un rapporto sentimentale. Adesso andiamo a vedere invece quello che è il vostro desiderio inconscio e andiamo a vedere questa giustizia rovesciata. Ulteriori informazioni su un 6 di spade, su un 7 di denari rovesciato e su un 4 di bastoni. Cosa ci dicono di più? Situazioni che durano da diverso tempo. Ci saranno delle problematiche a casa, in famiglia, su sfortuna che arriverà, su problemi comunque di coppia che sono stati creati, su mancanza di chiarezza di determinate situazioni che durano da diverso tempo, per poi andare verso una serenità. Però, ripeto, la giustizia non è a vostro favore. Emergeranno delle situazioni che porteranno maggiore chiarezza. Emergeranno comunque sia delle novità che vi faranno capire, emergeranno novità che vi toglieranno comunque sia dei dubbi, ok? Dove attraverso questo emergere riuscirete a risolvere delle problematiche e andare verso comunque sia un trionfo. Ragazzi miei, questo è quanto. Adesso sono stanca, sono proprio KO. Vi do un bacio, vi auguro una buonanotte. E ci sentiamo domani sera col nostro oracolo. Buonanotte.